L'intero paese è scosso. C'è paura a Caldes, in provincia di Trento. Tutti sono convinti che sia stato un orso a uccidere Andrea Papi, il runner di 26 anni, trovato privo di vita lungo un sentiero tra i boschi in Val di Sole nella notte di ieri. Era una cosa già annunciata da molto tempo, tutti dicevano che accadeva e fino a che non scappava il morto non si può essere che io vado sul monte e ho il pericolo di essere mangiato da un orso. Volevano il morto, ora ce l'hanno. È il grido di dolore della madre del giovane uscito per una corsa tra i boschi e mai più rientrato a casa, mercoledì sera. Quando è partito per la montagna, l'ho salutato e gli ho detto ti voglio bene, ci vediamo a casa. Ma Andrea non è mai arrivato. Andrea è un bravissimo ragazzo, molto amato da tutti, simpaticissimo. Questo è il suo ultimo video, pochi attimi prima di iniziare la sua abituale corsa per quel sentiero tra i boschi sul monte Peller. È mercoledì pomeriggio, sono da poco passate le 16. Andrea alla Malga Groom, 1500 metri di quota. C'è ancora il sole, ecco la sua ombra. Racchette alla mano, Andrea è pronto per l'allenamento. A casa lo aspetta la mamma, Franca, e la compagna Alessia, con cui vorrebbe andare a vivere in autunno. Quando la sera non rientra a casa, scatta l'allarme. Carabinieri e vigili del fuoco con unità cinofili iniziano le ricerche. 100 gli uomini in campo. Alle 3 di notte i cani molecolari fiutano qualcosa. Il corpo del giovane viene ritrovato tra quei boschi, letteralmente dilaniato. Molteplici, profonde le ferite. Accanto la sua borraccia, un bastone con del sangue con cui forse ha tentato di difendersi. È stato attaccato da un animale selvatico? Da uno dei tanti orsi presenti nella valle e regolarmente avvistati? Oppure il giovane ha avuto un malore, forse una caduta, prima di essere poi attaccato da un animale trascinato nel bosco? La procura ha aperto un fascicolo e previsto approfondimenti scientifici per individuare l'eventuale animale aggressore. L'autopsia chiarirà la dinamica della morte del ragazzo. Intanto a Caldes dilaga la paura e la rabbia. La paura c'è, l'orso si sta riproducendo velocemente. Quando sono troppi e dopo il problema è che bisogna sempre aspettare la disgrazia prima di intervenire. Nella valle ci sono decine di orsi, vengono avvistati regolarmente. In tutto il Trentino gli orsi sono 100, ma in quella zona ce ne saranno almeno 15. La gente ha paura, teme aggressioni. Gli animalisti frenano in attesa di dati certi. Se l'autopsia dovesse confermare l'aggressione da parte di un orso, Andrea sarebbe il primo caso in Italia di un uomo ucciso da un orso negli ultimi 150 anni. È ora di finirla con gli orsi. Bisogna prendere i nostri orsi, portarli davanti alle case degli animalisti e magari a Roma, e farle capire quello che vuol dire convivere con orsi e lupi. Ma dico di mandar su un figlio di quei signori che così proveranno a vedere e proveranno a sentire le urla che ha fatto quel povero ragazzo lì, perché quello lì ne ha viste quattro. È una morte atroce. Questa qui è una morte neanche Cristo in croce non ha visto quello che ha visto lui, perché è una vergogna. No, sono troppi adesso, sono troppi. Non... Si parla di 130 orsi solo nel Trentino. Noi non li abbiamo contati, solo che lì al castello, che ci sono quelle capre, ogni 15 giorni sbrana la capra. Siamo nel castello di Caldes. Al castello di Caldes, sì. Cioè proprio in pieno centro, e okay. Gli orsi arrivano fino a qua. Attraversano il fiume qui in fondo e vengono qui. E già due o tre anni fa hanno sbranato perfino un asino. C'erano degli asini, anche ha sbranato proprio, dopo le pecore tutti gli anni succede qualcosa, tutti gli anni. È un ragazzo d'oro, e fare una fine del genere dove poteva farsi una bella famiglia, qua in paese che siamo pochi e quei pochi non possono vivere. Ma lei è nata qua? Sì. Ha sempre visto convivere gli orsi con gli uomini? Prima c'erano pochi? No, e anni dietro li uccidevano gli orsi e a chi li uccideva le davano anche la taglia. Adesso devono morire le persone e lasciare vivere gli orsi. Dice che valgono più gli orsi degli esseri umani? A sto momento sì, perché se tocchi un orso vai in prigione e se uccidono un uomo adesso vediamo quello che succede. Io non dico di ucciderli, portateli via da dove venivano, che a noi non serve l'orso. Quando, diciamo, il ragazzo era scomparso, voi avete subito pensato che potesse essere un'aggressione di orso? Sì. È preso dall'orso, dicevamo. È stato preso dall'orso. Non avete avuto dubbi? No, io personalmente no. Personalmente no, perché quella zona lì adesso è piena di orsi. Non è niente da dire. Soltanto un ricordo. Solo un ricordo di suo fratello. No, no. All'indomani della terribile scoperta, non se la sentono proprio di parlare i parenti e gli amici intimi di Andrea Papi, sconvolti da un comprensibile dolore.
e le uniche parole in suo ricordo sono affidate ai social dalla fidanzata Alessia, che scrive «Vita mia» in cima a questo post che meglio descrive l'essenza dell'esistenza di Andrea. Lui, che al di là di ogni polemica, amava correre tra i boschi della sua valle. Era un ragazzo simpatico, socievole, andava d'accordo con tutti, uno sportivo. E siccome pratico anche io lo sport che faceva anche lui, e molte volte anche siamo andati anche assieme a fare dei giri di corsa. Nelle stesse zone dove andava lui, il pensiero ce l'ho sempre avuto. Andrea ha lasciato un vuoto enorme anche nel cuore del suo datore di lavoro, che ci tiene a ricordarlo così. Posso dire perfetto, io sono mi considero un datore di lavoro esigente, però con lui non ho mai avuto un attimo di problema, veramente una persona disponibile, onesta, precisa, puntuale, e quindi una persona così che aveva voglia di vivere della vita, un amante della vita veramente. I ragazzi, anche i miei collaboratori, siamo in cinque, lavoriamo, e sono tutti distrutti, commossi, sconvolti, io dico siamo tutti sconvolti da questa cosa. Le aggressioni ce ne sono state tante dal 2014 in poi, però questa è la prima mortale credo in 100 anni. Infatti, tutti abbiamo pensato un giorno o l'altro capiterà qualcosa di grave, ecco, è già successo, cose gravi sono successe, però era ritenuto possibile che succedesse una tragedia, ecco. E con l'occasione il datore di lavoro vuole ribadire un concetto. Io ci tengo a dire che il bosco, io sono nato nel 61, gli orsi non c'erano. Siamo cresciuti vivendo il bosco come il nostro parco giochi, il nostro centro commerciale, il nostro cinema, il nostro teatro, perché fa parte della nostra comunità, del nostro territorio. Lo viviamo proprio come nostro, no? Per andarci a camminare, per cercare i funghi. E oggi la ci va? No. Una passeggiata me la farei anche volentieri. Ecco, forse più possibile. Oggi forse non sono così tranquillo, insomma.